oggi in Italia più del 10% del mercato dei PC desktop è composto da all-in-one. Ecco perché MSI al Computex 2010 propone una vera e propria line-up di PC all-in-one, con PC che vanno dai 19 ai 24 pollici. Il primo che vi presento è un 19 pollici, appunto sono mia P1920, è basato su una piattaforma Atom, monta un processore D525 a cui sono associati 2 GB di memoria DDR3 di sistema e un storage da 320 GB. Il PC è basato su un sistema operativo Windows 7 con Premium. Importante novità che presentiamo a Computex 2010 è la P2000. Quindi abbiamo aumentato la diagonale dello schermo per il concetto professional, infatti P sta per professional, e abbiamo integrato per la prima volta in un LCD PC la porta COM. Questo perché è sia un prodotto consumer, il touchscreen PC, ma anche un prodotto molto utilizzato in ambito professionale e commercial, quindi utilizzo per esempio POS o comunque come sistemi industriali. Il processore montato su questa macchina è un P6100, quindi il Pentium Dual Core appartenente alla famiglia Arendelle, basato su un chipset HM55, a cui sono sempre associati 2 GB di memoria DDR3 di sistema e uno storage da 320 a 640 GB. Anche questo prodotto verrà importato in Italia con un sistema operativo Windows 7 on Premium. Sempre nel segmento 19 pollici come LCD abbiamo presentato qui a Computex la E1920, quindi è l'integrazione del concetto di touchscreen sulla macchina con un taglio da 19 pollici. Anche questa macchina basata su un processore Atom, quindi D525, a cui sono sempre associati 2 GB di memoria DDR3 di sistema e uno storage che va da 320 a 640 GB. Anche questa macchina con Windows 7 on Premium. Importante novità al Computex 2010 è la E2040, in quanto per la prima volta introduciamo il concetto di Core i come CPU all'interno dei nostri LCD PC. Questa macchina monta un processore Intel Core i 330 su una piattaforma HM55, sempre 2 GB di memoria DDR3 di sistema, espandibile comunque a 4 GB, con una capacità appunto di hard drive dai 320 fino a 1 TB.